Aveva sfidato pubblicamente i criminali mafiosi nonostante venisse sottoposto a pesanti minacce. Ieri sera lo hanno eliminato con un colpo di pistola. Quella sera non doveva morire Don Puglisi. Sono tanti i bisogni della parrocchia di Brancaccio, che ha delle vaste sacche di povertà. Povertà da un punto di vista economico, povertà anche da un punto di vista culturale. Questo prete predicava? Si sapeva che facesse delle messe non proprio a favore della mafia. Padre Puglisi ha lottato come nessun altro forse ha fatto finora in questa borgata che purtroppo lo ha ucciso. Speriamo che davvero il nostro quartiere possa avere, come molti altri quartieri, quei servizi che sarebbero necessari per vivere civile. Prendeva ragazzini senza lasciarli abbandonati per strada. Ma non è stato quello il motivo per cui è stato ucciso. Sono parecchi per ragazzi, adolescenti, giovani che non sanno neppure mettere la firma. Noi lo aspetteremo sempre che ritornerà. L'unico quartiere che ancora non ha neppure la scuola. Gridava a destra e sinistra che bisognava lottare contro la mafia. Era una chiesa che stava cambiando. Nel nome di questo Cristo, convertite la volta! E quindi è necessario proprio venire incontro a queste necessità. Ogni giorno martellava. Ma secondo voi perché l'ha ucciso la mafia? Voleva distruggere, poteva riuscirci. Mi ricordo che lo incontrammo in una cabina telefonica e lo produttore mi disse: vedi, è quello lì. Dava fastidio. Crudamente dico, è belli fare, nel senso dico, non ci vuole niente a farlo. E questo basta per farne un obiettivo. Non occorre altro. Lì andai a prendere una 765 silenziata. Ho sparato quel colpo con la nuca. Quando eravamo a lezione di catechismo ci diceva sempre di combattere la mafia e di lasciare perdere le persone che ti mandano a mala strada. Palermo, quartiere Brancaccio. È il 15 settembre del 1993. Sono da poco passate le 8 della sera e davanti a questo stabile di uno dei quartieri più degradati della città, un uomo viene ucciso con un colpo alla nuca. È un delitto eccellente, ma lo si capirà solo poco più tardi. L'uomo che viene raccolto riverso per terra in una pozza di sangue è un sacerdote molto conosciuto a Palermo. Il suo nome è Pino Puglisi, ma per i suoi ragazzi era semplicemente 3P. Stava per Padre Pino Puglisi. Salvatore Grigoli è il suo assassino. Durante la nostra intervista ha il volto coperto, perché oggi vive sotto falso nome, nuove generalità, nuova vita, sotto protezione, in una località segreta. 4 anni dopo aver ucciso Don Pino Puglisi, Salvatore Grigoli sceglie di pentirsi e davanti ai magistrati siciliani confessa di aver eseguito, per conto di Cosa Nostra, 46 omicidi. Questo è il giorno del suo arresto. Queste immagini fecero davvero il giro del mondo. Salvatore Grigoli passerà alla storia per essere stato non solo l'autore materiale del delitto di Padre Puglisi, ma soprattutto per essere stato uno dei killer più spietati della mafia siciliana. Salvatore Grigoli non ha remore. Io, Don Pino Puglisi, siccome non frequentavo la chiesa, non lo conoscevo nemmeno fisicamente, me lo fecero conoscere in quell'occasione che poi io l'ho ucciso.
Da mesi ormai padre Pugliesi aveva intuito di essere finito nel mirino di Cosa Nostra e per evitare che anche i suoi amici potessero essere in qualche modo colpiti insieme a lui aveva deciso di tenerli lontani e di tenersi lontano anche dai suoi affetti più cari. Negli ultimi tempi sì, padre Puglisi era una persona molto serena, allegra, aveva sempre la battuta pronta, e per lui la vita era gioia, era giocare, raccontare una barzelletta, una battuta a tempo opportuno. Negli ultimi tempi era molto preoccupato e a volte l'ho visto cupo, l'ho visto triste, però silenzioso. Non era una persona che voleva metterci al corrente di quello che stava succedendo, voleva proprio tenerci fuori dalla violenza che lui stesso aveva incominciato a subire, dalle percosse fisiche, ai dispetti, ai suoi oggetti, la macchina, ruote tagliate, specchietti rotti. E quindi era preoccupato perché secondo me aveva capito nel pericolo in cui era, diciamo, entrato. Ma perché Cosa Nostra decide di uccidere Don Pino Puglisi, un parroco povero di uno dei quartieri più degradati di Palermo? E i motivi per cui è stato ucciso Don Pino Puglisi, quelli ufficiali perlomeno, erano quelli che si sospettava, siccome si era aperto di fronte il centro Padre Nostro, se non ricordo male, lì si sospettava che nascondesse gente della, adesso non mi ricordo, della DIA, comunque gente alla ricerca dei latitanti. Questa fu una delle cose. Poi si sapeva che facesse delle messe non proprio a favore della mafia, ma al contrario. Si poteva salvare? Le sentenze di Cosa Nostra erano, oggi come allora, spietate e senza appello. E nell'ipotesi remota in cui un killer come Salvatore Grigoli potesse alla fine tirarsi indietro e rifiutarsi di portare a termine la sua missione, tanti altri, al suo posto, avrebbero eseguito quella condanna a morte. C'erano altri, almeno altri 15 pronti a prendere il posto mio, non è che si salvava. Il martire è colui che testimonia. In una società dove nessuno testimonia le proprie idee, dove nessuno prende parte con convinzione, con persuasione alle proprie idee, è naturalmente una società di indifferenti, una società dove ciò che vale è la merce che ha valore, dove ciò che vale è lo scambiabile, è inesorabile che sia così, no? O io testimonio le mie idee e ne sono convinto, pronto anche a cambiarle se sono convinto di altre idee, ma sono convinto delle mie idee e mi comporto coerentemente, questa è una società che tiene. Se una società è una società fatta di persone a cui tutto è indifferente, basta guadagnare, basta aver successo, basta, e allora è chiaro che non è più una società, non è più una comunità. È assurdo anche parlare di comunità e di società. Padre Puglisi è un sacerdote, un parroco. Gli ordini che arrivano dai vertici di Cosa Nostra sono perentori. Deve essere un delitto eccellente, un'esecuzione in piena regola, senza scampo, senza pietà, esemplare, plateale, efferata. Egli aveva interiorizzato il Vangelo, aveva fatto esperienza di Cristo molto intensamente, ma oltre a questo aveva anche interiorizzato i contenuti del magistero dell'arcivescovo di Palermo, il cardinale Pappalardo, del documento della conferenza episcopale Sicola, ma soprattutto aveva interiorizzato un documento della conferenza episcopale italiana uscito nell'ottobre del 1991, Educare alla legalità, in cui veniva espresso chiaramente che la Chiesa e i suoi ministri, pur tenendo presente l'ambito di intervento istituzionale,
devono sostenere sempre ogni azione della società civile, dello Stato, della magistratura. E così, un umile prete, che nessuno conosceva oltre Brancaccio, con la sua condanna a morte, unisce il suo destino a quello di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma anche al destino tragico dei tanti altri testimoni di questa lotta disperata contro la piovra, sulla mala strada della mentalità mafiosa. Mi ricordo che, se non erro, me lo comunicò Nino Mangano, che si doveva fare questo omicidio e che lo Spatuzza me lo doveva far conoscere. Quella sera non doveva morire Don Puglisi. Quella sera ero lì perché mi doveva essere fatto riconoscere, mi doveva dire fisicamente chi fosse la persona da eliminare. E mi ricordo che lo incontrammo in una cabina telefonica e lo Spatuzza mi disse: vedi, è quello lì, è quello lì. Eravamo con le macchine di civili, cioè non erano rubate. Difatti poi l'omicidio fu fatto quella stessa sera con le macchine non rubate, perché non era quello il giorno che doveva morire. Chissà perché io dissi: vabbè, non voglio essere crudo, ma è questa, è la verità. E allora io dissi, proprio crudamente dico, è belli fare, nel senso dico, non ci vuole niente a farlo. Dai verbali del processo, su questa pagina amara della storia siciliana, viene fuori un dettaglio raccapricciante. Cosa Nostra vuole anche che quello di Don Pino Puglisi sia un delitto compiuto in un luogo simbolico, magari davanti alla sua chiesa. Ma in realtà la sua esecuzione avviene all'improvviso, la sera del suo 56esimo compleanno, proprio davanti alla casa dove viveva con il padre ammalato. E lì, siccome lì vicino c'era un magazzino dove c'erano qualche arma, lì andai a prendere una 765 silenziata e lo aspettammo a casa. Quando arrivò, scesimo dalla macchina io e lo Spatuzza e come dicevo, Spatuzza gli tolse il borsello e io, mentre Don Puglisi diceva quella frase, gli sparai. Me l'aspettavo. La frase a cui fa riferimento Salvatore Grigoli è proprio questa. Me l'aspettavo. Quella sera, padre Puglisi si rivolge a lui sorridendogli, incurante di quella pistola che Grigoli gli aveva appena appoggiato alla testa, quasi avesse già messo in conto, Don Pino, ogni dettaglio di quella sua tragica festa di compleanno. Io non lo so a cosa si riferisse, io me l'aspettavo. Se aveva capito che doveva morire o qualcos'altro. Io questo, però era sereno, sembrava in pace con Dio, non so come descriverlo. Un sorriso che, lo ripeto per l'ennesima volta, mi è rimasto impresso. Il sorriso di padre Puglisi, e che da 19 lunghi anni accompagna e scandisce la vita nuova di Salvatore Grigoli, è anche uno dei ricordi più forti che di lui si porta dentro Suor Carolina Iavazzo. C'è qui con noi appunto Suor Carolina. Suor Carolina è stata il suo braccio destro a Brancaccio ed è la suora che quella sera, insieme ai ragazzi di Brancaccio, gli aveva preparato la sua torta di compleanno. Era adagiato su una barella. Perdeva ancora sangue qui dall'orecchio sinistro, dove appunto aveva ricevuto il colpo, e aveva gli occhi semiaperti, occhi azzurri e il sorriso sulle labbra. Un morto così non l'avevo mai visto.
Siamo al numero 5 di Piazza Anita Garibaldi. Vi leggo prima questa scritta: Palermo 1994, esattamente un anno dopo la morte di Don Puglisi, i suoi giovani amici decisero di mettere su questa parete questa scritta: la mafia è forte, ma Dio è onnipotente, e questa è la casa di Don Puglisi. Ci sono le immagini di quella notte terribile, ve le facciamo vedere, sono immagini girate dal telegiornale regionale della Sicilia, dai colleghi della sede RAI di Palermo, e che raccontano, come dire, l'anonimato di quel delitto. Una cosa avvenuta, nessuno capì immediatamente che cosa realmente era successo, anche se poi la voce della sua morte si sparse in un baleno in città. Sì, in tutta la città, e non solo, in tutta la città. Sì, c'è un motivo, perché all'inizio neanche si era capito che era stato ucciso. Pensarono ad un infarto o qualche cosa del genere. Perché nessuno si rese conto che perdeva sangue dalla nuca. Sì. Lo portarono in ospedale. Sì, una persona appunto che stava vicino a casa sua, un suo amico, ecco, l'ho preso, l'ho messo in macchina e poi arrivato all'ospedale invece capirono che cosa era successo. È un indice di quanto imbarbarimento ci sia e di quanto certi interessi siano capaci di far superare qualsiasi soglia, ecco, qualsiasi soglia. Vogliamo dare forse un segno di unità insieme con la cittadinanza, come abbiamo fatto sempre per tutti i fatti dolorosi di questa città. Ora questo è un fatto che si aggiunge qui a Palermo in maniera ancora più sensazionale e grave e preoccupante. Per la gente di Brancaccio è come se il tempo si fosse fermato a quel giorno, a quell'ora esatta della sera. Non potrò mai dimenticarla. Una sera, era una sera bella, perché era il 15 settembre, il giorno del suo compleanno. Noi l'aspettavamo per fargli gli auguri, perché tutto il giorno era stato impegnato nelle sue varie attività. Lui aveva sempre poco tempo, correva, scappava, anche per questo non era mai puntuale. E lui amava dire questa cosa simpatica: l'appuntamento è alle 9, se per le 10 non sono arrivato, alle 11 andate via. E quindi era solito ritardare i suoi appuntamenti. L'aspettavamo per fargli gli auguri quella sera. Suonarono, invece di lui era un volontario che era stato a trovare sua madre, che abitava sopra il piano di Padre Puglisi. Era in lacrime e così, sconvolto, ci disse: hanno ucciso Padre Puglisi. È morto Padre Puglisi, no? L'hanno ucciso. Poi pian piano che gli facevamo domande abbiamo capito che l'avevano ucciso. Incredibile. Per questa vecchia casa di Brancaccio qualcuno chiede a Don Pino 290 milioni di vecchie lire, quattro volte almeno il suo valore effettivo. È un modo forse per fermarlo, per evitare che vada avanti, e comunque è un segnale preciso, ma che il sacerdote raccoglie invece come una sfida da combattere fino in fondo. Chi sperava che eliminando Padre Puglisi si sarebbe chiusa per sempre l'esperienza di vita che il sacerdote aveva testimoniato nel quartiere più degradato dell'isola, commise invece lo stesso errore che Cosa Nostra fece decidendo la morte di Giovanni Falcone o di Paolo Borsellino o di tanti altri eroi e martiri di mafia del nostro tempo. La sua morte fece molto rumore nel paese. Subito dopo il delitto ci siamo recati dove prima era andato a recuperare la pistola. Era un magazzino lì nella zona industriale di Brancaccio. Ci portammo via il borsello, oltre che per simulare la rapina, per controllare effettivamente se c'erano degli indizi che potessero indicare che ospitava degli agenti delle forze dell'ordine per la ricerca e latitante. Lì scoprì che lui quel giorno aveva fatto il compleanno, perché c'era una lettera di auguri di compleanno. Bene, infatti la storia di Don Pino Puglisi può dirsi che incomincia da qui, da questo passaggio a livello che di fatto
separa la città di Palermo, che è dall'altra parte, dal quartiere Brancaccio. Bene, questo è il cuore del quartiere Brancaccio. È un quartiere periferico della città di Palermo, ma è una periferia particolare, con una storia del tutto particolare segnata dalla morte di Padre Puglisi. È un quartiere in cui c'è un profondo disagio sociale che chiaramente non può che essere aggravato dalla crisi attuale, in cui i minori hanno scarse opportunità di crescita sana, anche se da questo punto di vista devo dire che la situazione rispetto all'epoca di Padre Puglisi è notevolmente migliorata. È rimasto comunque un quartiere ghetto rispetto al contesto generale? Sì, in qualche modo sì, ma sono anche gli abitanti che si sentono di Brancaccio più che di Palermo. I tempi saranno molto lunghi, ma noi speriamo che qualcosa via via vada cambiando. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti, qui attorno a noi, che incominciano ad aprirsi ad orizzonti nuovi e che incominciano a capire che la vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Tra maggio e luglio del 1993 Don Pino organizza due grandi marce per le strade di Brancaccio in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Anche nel suo quartiere nessuno deve credere che la loro morte sia stata una vittoria per la mafia. E come d'incanto, a Brancaccio, la gente, per la prima volta nella storia del quartiere, scende in piazza accanto al sacerdote per pregare e per ricordare. Don Pino è in testa al corteo, ha accanto molti volontari. Tutto questo è inconcepibile per la cultura del luogo. Serve dunque fermare quel prete, una volta per tutte. E la sentenza della cupola, questa volta, non ammette ripensamenti. Ma chi era Don Pino Puglisi? La sua è la storia di un uomo che ha tentato di poter cambiare il mondo, di un sacerdote che ha sfidato tutti pur di aiutare i ragazzi di Brancaccio a crescere in una società diversa da quella trovata il primo giorno in cui lui era arrivato nel quartiere. E Antonio Nicaso, allora vice direttore del Corriere Canadese a Toronto, ai suoi lettori in Ontario lo raccontava così. Don Pino Puglisi non era un prete antimafia, era un prete che faceva il proprio lavoro in una chiesa che è sempre stata dura con il peccato e tollerante con il peccatore. Quindi lui cercava di affrancare i ragazzi dal bisogno, cercava di educarli al rispetto delle regole, non si piegava ai fratelli Graviano, aveva messo in discussione tante tradizioni, tanti privilegi come quello appunto del patrono San Gaetano che doveva abbassarsi davanti al balcone dei boss di Brancaccio. Era un prete che faceva il prete in una terra dove molti sacerdoti, quando hanno parlato di mafia, si sono voltati dall'altra parte. Potremmo anche dire che la nostra storia incomincia da qui, dal cuore più antico della città di Palermo, da questa chiesa, da questa cattedrale, dalla maestosità di Monte Pellegrino. Guardate questa foto. Il giovane chierico, inginocchiato ai piedi del cardinale del tempo, Ernesto Ruffini, è un Pino Puglisi che, già determinato nella sua scelta di vita, chiede di essere ammesso agli ordini sacri. Questa è la casa dove lui è nato. Era il 15 settembre 1937, quartiere Brancaccio, al numero 8 del cortile Faraone. Suo padre Carmelo faceva il calzolaio, la mamma, Giuseppina Fana, la sarta. Storia, quella dei Puglisi, di una famiglia come tante nella Palermo del boom economico, ma soprattutto storia di una famiglia modestissima e di una vita piena di sacrifici e di rinunce. Io
Io penso che è stato un sacerdote coraggioso, non un Don Abbondio senza dubbio. Devo dire però senz'altro che a me manca il fratello. Che lui venga fatto santo o meno, a me non cambia nulla. Mi manca il fratello. Una vocazione come tante, dunque, con mille motivazioni diverse. Ma questo gli apre le porte del seminario di Palermo. È il 1953. Lui era un prete per vocazione. Non è stato mai spinto dai nostri genitori verso nessuna strada. I nostri genitori ci hanno lasciato liberi di scegliere. 7 anni più tardi, esattamente il 2 luglio 1960, il giovane seminarista diventa sacerdote e viene ordinato prete nella chiesa santuario della Madonna dei Rimedi. Nel 1968 il suo ministero prende un orientamento preciso. A gennaio di quell'anno viene nominato cappellano presso l'orfanotrofio Roosevelt alla Daura. Padre Puglisi aveva già alle spalle 8 anni di sacerdozio e aveva iniziato a lavorare in questa struttura dove faceva il cappellano e qui ebbe modo di farsi già conoscere. Padre Puglisi diceva questo sostanzialmente: guardiamo quel che ci unisce e non ciò che ci divide. Voi avete a cuore le battaglie sociali, la giustizia sociale, la giustizia, l'equità per tutti, e sono gli stessi principi che ho a cuore io in quanto testimone di Cristo, in quanto sacerdote. Questo ci unisce e questa può essere la nostra battaglia. Io ho visto un po' quell'ambiente, ho visto bambini poveri, bambini lasciati magari così in mezzo alla strada, dove diventano preda di persone senza scrupoli che poi li avviano alla violenza, alla devianza, e quindi in quella zona purtroppo certe volte ci sono, ma anche in tante altre zone. Questo non ci conforta, però purtroppo è così. Don Puglisi non è morto perché non voleva avere a che fare con le mafie. Don Puglisi è morto perché faceva qualcosa di più, che andava molto oltre quello che era il normale, tra virgolette, fare il prete. Don Puglisi era un educatore, Don Puglisi era diventato una bandiera, Don Puglisi era diventato un fastidio. Alla Cosa Nostra veniva l'orticaria a vedere Don Puglisi che lavorava in un quartiere difficile, riuscire a catalizzare, a plasmare e bambini apparentemente spacciati, irriducibili, vederli trasformati in ragazzi dolcissimi, in ragazzi che seguivano il pensiero, la parola di Don Puglisi. C'era un solo modo per fare arrabbiare padre Puglisi, soprattutto quando sapevamo che lo toccavamo al cuore, dicendogli Monsignore, lui diceva Topate, ci guardava Topate arrabbiato. In palermitano rimandare al mittente un epiteto, un offeso, qualcosa, era rimandarlo alla persona che lo aveva pronunciato dicendogli tuo padre, Topate. In palermitano qualsiasi parolaccia, offesa, viene rimandata indietro dicendo Topate, non mi chiamate, io sono un umile servo del Signore, cammino nel Signore e basta. Non mi interessa fare carriera. E il 29 settembre del 1990, a Brancaccio, per lui, incomincia la missione più difficile da portare avanti. Lo sanno entrambi. È il progetto più complicato che il cardinale Pappalardo potesse affidargli. Ma solo lui, Don Pino, poteva riuscire là dove nessun altro aveva neanche osato provare. I più preoccupati, naturalmente, sono i suoi genitori e i suoi 2 fratelli. Lui cercava sempre di minimizzare e quando noi gli chiedevamo qualche volta chi te lo ha fatto fare, lui diceva che era la sua missione. Don Pino rimane a Brancaccio 3 anni, ma il suo arrivo nel quartiere
è un vero e proprio tsunami. Il gesto più significativo è stato quello di rifiutare i soldi dei boss. È stato ucciso per il suo originale modo di fare il prete dentro la chiesa, un prete povero e libero. Padre Puglisi capovolge e stravolge regole e comportamenti sociali radicati nei secoli. Rivoluziona il modo di pensare della gente comune. Trasforma la cultura imperante del tempo con il suo esempio quotidiano. Padre Puglisi poteva sembrare una persona comune perché era molto umile e in realtà era ordinario nella sua straordinarietà. E quindi, ecco, direi una persona che ha amato la vita, sicuramente ha amato la libertà. Ed è morto, secondo me, per insegnare ai giovani del quartiere Brancaccio a camminare a testa alta, a non piegarsi di fronte al potere mafioso, a non piegarsi di fronte alla prepotenza. Quindi veramente un uomo che voleva liberare i giovani da ogni forma di violenza e di strapotere. Il 2 ottobre del 1991 a Brancaccio arriva la prima suora. È suor Carolina Iavazzo. Allora suor Carolina aveva 40 anni. Veniva dalla congregazione delle sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena e sarà lei, nei fatti, a diventare per quasi 3 anni il vero braccio destro di Don Pino Puglisi a Palermo. Venne a prendermi lui alla stazione, io non lo conoscevo. Però me lo descrissero come era fatto. Lui venne, era raggiante, e quindi era felicissimo di incontrarmi. E man mano che viaggiavamo dalla stazione al quartiere Brancaccio mi spiegava un po' la zona. Io sono stata sempre in zone un po' difficili, un po' a rischio, però la zona di Brancaccio mi mise un po' paura. Perché la mafia la si respirava nell'aria. Un'omelia dopo, Don Pino segna dei confini netti tra la Brancaccio di quei giorni e la Brancaccio che verrà. Padre Puglisi, in quel palazzo un fiocco azzurro annuncia la nascita di un bambino. Possiamo pensare a un futuro migliore per questo piccolo? Abbiamo proprio oggi fatto alcuni battesimi e per noi sono le nostre speranze. I bambini che vanno crescendo, i giovani che vanno prendendo coscienza della loro identità e delle loro possibilità. Queste sono le nostre speranze. Don Maurizio, questa era la chiesa di Don Pino Puglisi. Quanto di Don Pino c'è ancora dentro questa chiesa e dentro questo quartiere? Tanto c'è di Don Pino Puglisi, è diventato come quelle fondamenta su cui molte cose si poggiano. Noi abbiamo un quaderno messo accanto alla lapide dove molto spesso parrocchiani, non soltanto parrocchiani, lasciano qualche messaggio per lui, qualche richiesta di intervento, che non sono i miracoli grandi, ma sono i fatti quotidiani. L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini, che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio. Questa che vedete alle mie spalle è una casa rifugio, è la realizzazione di uno dei sogni di Padre Puglisi, che era quello di dare una casa di accoglienza alle mamme e donne vittime di abuso e maltrattamento insieme ai loro figli. Era una tematica che lui stava molto a cuore. E quindi noi sulle sue orme abbiamo voluto realizzare questa casa. L'abbiamo realizzata grazie alle suore delle missionarie dell'Immacolata di Padre Colbe che ci hanno donato questo caseggiato e noi l'abbiamo ristrutturato e finalmente abbiamo potuto realizzare questo sogno. Lui aveva una visione chiara di quella che era la mafia e chiedeva a noi, ci chiedeva che cosa fosse per noi la mafia. Probabilmente non capimmo che anche la sua ultima omelia, quella in cui lui chiamava per nome i boss del quartiere, non era il gesto, ecco, di una persona che non aveva ben compreso che cos'era la mafia. Lui aveva compreso assolutamente, aveva ben presente che la mafia doveva essere condannata, ma i mafiosi andavano appunto recuperati.
La benzina è il mio pane, va ripetendo Don Pino ai suoi ragazzi. Il pane può anche mancare sulla nostra tavola, ma non può mancare il carburante per la mia utilitaria. Era un modo per spiegare ai siciliani che la benzina nella macchina gli avrebbe permesso di correre e di accorrere là dove ogni volta o barrino veniva chiamato. Era una vera e propria filosofia di vita. Ivana, qui siamo a Falsomiele, uno dei quartieri più difficili di Palermo. Qualcuno dice il grande supermarket della droga. Eppure voi siete arrivati qui nel nome di Don Puglisi. Realizzando, diciamo, uno dei suoi sogni. E qui, come ha detto lei stesso, è un po' il quadrivia del, diciamo, dello spaccio di droga, e quindi ci troviamo a lavorare con degli adolescenti difficili quando a volte proprio al di là della strada si svolgono certe attività illecite. Da Falsomiele ad Azzo, da Brancaccio allo Zegna, quartieri satelliti della Grande Palermo. Ma nessuno mai, da queste parti, può dire di aver mai frainteso o di aver capito male le parole del sacerdote. Una settimana prima di morire lo chiamai per organizzare un incontro per il gruppo Fuci. Mi disse: quest'anno probabilmente non ci vedremo, non sarò con voi. Pensai che stava facendo riferimento agli impegni, che erano per davvero tanti. Gli dissi una soluzione: si troverà, avremo modo di parlare col vescovo. Invece lui insisteva, è una cosa che ho capito probabilmente soltanto dopo e che poi ho riferito ai magistrati. Don Pino Puglisi aveva chiara la presenza e le intimidazioni di qualcuno, sapeva probabilmente la fine che stava per fare. Un giorno padre Puglisi decide di far propria la battaglia degli abitanti di via Azzo. Lo vediamo, quartiere nel quartiere, degrado su degrado. Qui la gente vive ancora in condizioni subumane, da terzo mondo. Rosalba, 20 anni dopo la sua morte qui ad Azzo, padre Puglisi continua a vivere in questo quartiere degradato. Noi testimoniamo quello che ha fatto Puglisi e quello che facciamo ogni giorno, e quindi attraverso la testimonianza, attraverso le opere, attraverso proprio l'agire quotidiano, alimentiamo la loro speranza, che non è una speranza vana, ma è un fatto concreto. Il centro polivalente c'è, la scuola Puglisi c'è, loro ci sono, loro frequentano il centro, dando speranza anche a noi, perché è chiaro che ogni tanto anche noi siamo demotivati, ma il futuro di Brancaccio sono loro. Il periodo peggiore arrivò all'inizio dell'estate del 1993. Don Puglisi ricevette lettere anonime, anche minacce esplicite. Una volta subì un'aggressione fisica, venne in parrocchia con un labbro spaccato. E quando gli abbiamo chiesto cosa era successo, disse semplicemente: ho avuto un herpes. Ecco, questo era il suo atteggiamento, minimizzava, cercava di non far dilagare il panico, ma soprattutto quando gli attentati cominciarono a ripetersi e colpirono i volontari, furono bruciate le porte di casa di 3 volontari, lui disse a uno di questi: adesso vado avanti io non ho moglie e figli. Decise in qualche modo di fare da parafulmine, cioè di attirare su di sé l'odio della mafia. Preti o sacerdoti devono andare in piazza, devono prendere posizioni convinte, convinti anche sulle, aperti e convinti anche su argomenti politici e sociali, e comportarsi appunto il popolo di Dio, cioè come dovrebbe comportarsi il popolo di Dio, sempre da un punto di vista cristiano. E cioè tutto il popolo di Dio è chiamato alla perfezione. La distinzione all'interno del popolo di Dio tra coloro che svolgono un'attività propriamente sacerdotale e i profani è una distinzione labilissima nella storia della cristianità, e questo è il proprio del cristianesimo, guai a dimenticarlo. Il film di Roberto Faenza ricostruisce bene quel frammento di vita a Brancaccio. Anch'io oggi mi voglio rivolgere ai cosiddetti uomini d'onore, perché chi usa la violenza non è un uomo, è una bestia.
Io vi conosco, uomini d'onore. So dove vi nascondete. Molti di voi sono stati battezzati in questa chiesa. Ebbene, io vi dico, voi che siete abituati ad agire nell'ombra, se siete ancora uomini, fatevi vedere alla luce del sole. Le porte di questa chiesa sono aperte per voi. Venite, io vi accolgo. Se siete ancora uomini, fatevi avanti. Incontriamoci in piazza. Parliamoci. In nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Due giorni dopo l'assassinio di Don Pino, il giorno dei suoi funerali, dall'eremo della Verna si leva forte il grido di dolore di Giovanni Paolo II. È il 17 settembre del 1993. In questo luogo di pace e di preghiera non posso non esprimere il dolore con quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo, Don Giuseppe Pulisi. Elevo la mia voce per deplorare che un sacerdote impegnato nell'annunciare il Vangelo e nell'aiutare i fratelli a vivere onestamente, ad amare Dio e il prossimo, sia stato barbaramente eliminato. Invito i responsabili di questo delitto a ravvedersi ed a convertirsi. Che il sangue innocente di questo sacerdote porti pace nella cara Sicilia. Oggi Don Pino Puglisi riposa qui. Questo è il cimitero di Sant'Orsola a Palermo. Questa è la sua tomba. Lo avete sentito. Ai suoi collaboratori il parroco di Brancaccio diceva: «Io non ho né moglie né figli e non lascio pesi a nessuno». Il 17 settembre del 1993, ai suoi funerali, si manifesta un altro paradosso della vita del sacerdote Pino Puglisi. Un uomo che ha scelto il celibato per avere, già sulla terra, una moltitudine di figli. Figli non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Cristiani, cioè ribelli per amore della vita, forti, determinati contro la tracotanza delle cosche mafiose. Uno spirito che indebolirà la storia stessa della mafia palermitana. In conto un polverone mediatico, perché era una morte eccellente, un parroco, ma stupì molto questa unione di massa di gente ai funerali, lenzuola, mi ricordo, e tutto il resto. Come tutti i santi,
anche Don Pino anticipa i tempi. Un altro santo, un papa, lo intuisce il 9 maggio del 1993 in Sicilia, ad Agrigento. Non è più tempo di indugi. E le parole che il futuro beato Wojtyła indirizza a coloro che sono sulla mala strada mafiosa sono senza appello. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. È vero che Cosa Nostra allora era militarmente molto più agguerrita di quanto probabilmente non lo è più? Io non frequento chiaramente più Cosa Nostra da al momento, andiamo ai 20 anni, e quindi questo non lo so, però le posso dire per l'esperienza avuta che quella forza militare si farà fatica ad ottenere. Prima perché non è per creare uno spessore a quella gente lì, era così. Eravamo gente pronti a morire, lei saprà le mie vicende giudiziarie, dalle stragi agli omicidi, eravamo pronti, dovevamo entrare nel carcere del Luciardone per liberare qualcuno, già si vagliava di fare, o dalla Pianosa, si vagliava di fare operazioni del genere, cioè si parlava di andare anche contro a morte quasi. E poi col fenomeno del pentitismo hanno fatto razzia alle forze dell'ordine di sta gente qui, e prima che si fa un uomo del genere con queste capacità ce ne corre, e visto che tutti i giorni ci dà dentro le forze dell'ordine, loro hanno problemi di gente che possa compiere militarmente determinate cose. Il 3 ottobre del 2010, un altro papa, Benedetto XVI, torna a Palermo e la prima cosa che fa, incontrando al Foro Italico i giovani siciliani, è quella di ricordare il martirio di Don Puglisi. Così si sono comportati i santi e le sante, fioriti nel corso dei secoli a Palermo e in tutta la Sicilia, come pure laici e sacerdoti di oggi a voi ben noti, come ad esempio Don Pino Puglisi. Il 15 settembre 1999, siamo dunque a 6 anni esatti dal delitto, il cardinale Salvatore De Giorgi insedia il tribunale ecclesiastico diocesano perché la morte di Don Pino venga riconosciuta come un vero e proprio martirio. Cosa intende dirci la Chiesa con questo accertamento del martirio di Don Puglisi? È, semplificando, una maniera per dirci che i mafiosi non sono cristiani. E questo è stato messo nero su bianco su un documento dei vescovi siciliani successivo all'omicidio di padre Puglisi. Bisogna però dire che la Chiesa negli anni 50, negli anni 60 non ha sempre avuto questa consapevolezza. E c'è stata in qualche modo una coabitazione tra la mafia e la Chiesa in Sicilia. E il riconoscimento del martirio di Don Puglisi spezza questo silenzio. E praticamente equivale a dire che i mafiosi non possono essere cristiani. Il martirio di Don Puglisi equivale a quello dei martiri durante il nazismo. Pensiamo ad esempio a padre Kolbe, che dona la sua vita nel lager di Auschwitz. Questa è l'eredità forse più preziosa di Don Puglisi. C'era, con esattezza, era Don Igro Cosimo che aveva questa abitudine qui, che tutte le volte che noi eravamo in un magazzino pronti per andare a fare un omicidio, lui si faceva il segno della croce e diceva in dialetto a nome di Dio. Nel nome di Dio. Nel nome di Dio. Una strana religiosità. Sì, ma io dicevo, ma che senso ha mettersi le mani di Dio quando si sta andando a ammazzare una persona? Ma cioè, che credenza ha per i fatti suoi questo qui? Tutto particolare, perché la prima legge di Dio è quella di non ammazzare. E lui si metteva in mano di Dio andando a ammazzare una persona. Non la capivo sta cosa qui, mi è rimasta pure questa cosa impressa di questo qui che faceva queste. Nel maggio del 2001, il fascicolo del Tribunale Ecclesiastico Palermitano viene inviato alla Congregazione per le cause dei Santi in Vaticano, che dovrà ora dire l'ultima parola sul sacrificio di questo straordinario testimone del nostro secolo.
il santo proprio etimologicamente non ha nulla a che fare con qualcosa di separato, di isolato dalla società, non è l'opposto, netto opposto del laico, del profano. Santo vuol dire qualcuno che è considerato davvero rispetto nella sua società, nella sua comunità, qualcuno o qualcosa che si avvicina che è considerato appunto qualcosa che si avvicina alla perfezione. Io credo che ricordare padre Pino Puglisi sia un modo per ricordare la parte migliore del popolo palermitano, quella parte migliore del popolo palermitano che troppe volte si è trovata a vivere tra la paura e la vergogna per una violenza che è anche la violenza mafiosa, ma che non è soltanto la violenza mafiosa, che mortifica la dignità dell'essere umano, di ogni essere umano. Per questo padre Pino Puglisi è e rimane nel cuore dei palermitani come uno straordinario palermitano, come tutti i santi, una persona straordinariamente normale, non normale, ma straordinariamente normale. Con i fatti, con il martirio, ha fatto della sua esistenza un capolavoro di fede e di dignità umano e, se mi consente, un monumento alla libertà. Scippi, furti, commessi da ragazzini magari, che magari sono inconsapevoli di quello che fanno. Lei diceva appunto un recupero, avrebbero bisogno di un recupero etico, morale, cioè che riescano a capire quali sono i valori fondamentali della vita, perché viviamo, perché siamo in questa società, che cosa ci stiamo a fare. Ho avuto molti incontri con gente di chiesa e mi hanno sempre detto: non ti preoccupare che Dio ti perdona. Io su questa cosa qui ho sempre dubitato che possa perdonare uno come me di quello che ho fatto io. A maggior ragione se io adesso ho ammazzato un santo, si figuri quante possibilità di perdono possa avere. Ammonisce e promette Cristo. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Così in Giovanni, capitolo 12, versetto 24. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata. Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Di uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Puoi decidere.